l'undicesimo summit dei Nobel per la pace, al termine del quale è stato adottato un documento finale in cui si ribadisce la necessità di fare del disarmo nucleare una priorità assoluta di tutte le nazioni. Il mondo appartiene ai popoli, non ai loro governi, ha detto Jody Williams, premio Nobel del 1977 per il suo contributo all'eliminazione delle mine antiuomo. Se i governi non si mettono d'accordo, ci penserà la società civile a imporre in modo non violento le proprie priorità. Gli ha fatto eco il Dalai Lama, accolto da una manifestazione di protesta filocinese, che ha ricordato, da buddista, come le preghiere servono più all'avanzamento spirituale dell'individuo, ma che per cambiare il mondo occorre sempre e comunque l'azione. Nel corso della solenne cerimonia svoltasi oggi al Parco della Memoria di Hiroshima è stato premiato un sopravvissuto della bomba, Tsuneo Tsuboi, di 86 anni, il quale ha ricordato la tragedia che l'ha colpito quando aveva 20 anni, ma anche la grande volontà di sopravvivere. Comunque sono qui, vivo, ha detto Tsuboi. I Nobel hanno anche premiato Roberto Baggio, uomo di pace 2010, per il suo incessante contributo alla pace e ai diritti umani, compresa la battaglia per la leader birmana Aung San Suu Kyi. Nel corso della conferenza stampa, e nonostante il tentativo delle autorità locali di evitare l'argomento per paura di ritorsioni cinesi, l'attenzione dei media si è puntata sulla mancanza di un appello formale per la liberazione di Liu Xiaobo, il Nobel cinese incarcerato. Lo trovo anch'io molto strano, infatti non sono d'accordo, ha dichiarato Jody Williams, non possono esservi doppi standards. Ora che Aung San Suu Kyi è stata liberata, dobbiamo chiedere a gran voce la liberazione immediata, incondizionale, del nostro collega Liu Xiaobo. All'uscita alcuni Nobel, tra cui Jody Williams e l'iraniana Shirin Ebadi, hanno cercato il confronto con i cinesi che manifestavano contro il Dalai Lama, ma all'arrivo dei Nobel la manifestazione si è sciolta. Non erano veri dimostranti, ci ha spiegato un collega locale, gente pagata per manifestare. Se ne sono andati perché non sapevano neanche cosa dire se confrontati. Piedemiglia, Sky TG24, Hiroshima, Giappone.